Buonasera a tutti, mi chiamo Fernando Fernandez, faccio l'ingegnere, nel senso vecchio del termine, vado in quei posti lì a fare le cose con aziende, a spiegare, cercare di capire i loro processi, vedere come sono organizzati, aiutarli a integrare soluzioni e a volte aggiornarsi, a volte a tenere in piedi quello che c'è e portarlo avanti nel tempo. Sono venuto un mezzo fa a vedere la prima presentazione del chatbot, mi è sembrato molto interessante tutto e avevo due o tre idee per provare a convincere qualcuno che ci lavora lì dentro a usarli, a fare qualcosa. Allora, ho cominciato a vedere le possibilità in un mondo che è un po' vecchi in certi aspetti, e convivono una serie di tecnologie, quello che prima ci diceva un po' Paolo, no? I chatbot stanno le app come web al desktop, e il desktop al mainframe che c'erano prima, però quelle aziende lì hanno ancora in piedi AS400 con sistemi comuni che gestiscono la produzione, server Ruby on Rails che servono servizi esterni per spedizione e logistica. E tutto quello viene da assieme e si trova una volta in difficoltà a poter produrre una soluzione di qualcosa in tempi ragionevoli, appunto per la complessità di tutti i loro sistemi, che sono piuttosto eterogenei. Allora, perché usare i chatbot in azienda, in queste aziende? I motivi fondamentalmente sono che il chatbot in sé è questa cosa estremamente comoda, quello che ha detto Paolo prima, no? Una scarpa usata, non so usare, tutti sanno utilizzare Telegram o WhatsApp o Messenger, quindi non c'è da spiegare niente a nessuno. Di solito in azienda quando c'è un cambiamento di qualsiasi tipo, le cose sono complicate, scomode, non funzionano, non piacciono, la gente protesta, e anche quando sono delle serie migliorie, ma questo è normale. Il chatbot è sempre disponibile. Tutti hanno in tasca il telefonino, dall'amministratore fino all'operaio, tutti girano un'azienda con il telefonino in tasca. E serve anche per ottenere informazione velocemente. L'azienda molto spesso hanno richieste tra uffici, persone che devono chiedere ad altri, che devono aspettare un processo che parte a pranzo tutti i giorni per produrre un dato che serve a qualcuno. Un altro vantaggio del bot che è semplice perché non c'è più spazio, non posso mettere troppe cose, non posso produrre lì per cubola con il fatturato degli ultimi 6 mesi, posso mettere pochissime informazioni. Cioè, molte sono quelle che servono, perché c'è chi ha bisogno di un numero, di un nome, di una piccola lista, di un'informazione molto precisa. È anche abbastanza sicuro, anche si può convincere un'azienda a metterlo in piedi velocemente, si spiega che col telefonino è collegato, lo può usare solo quella persona. A mettere su qualcosa, mettere l'impronta per aprirlo, e posso chiaramente autorizzare solo quegli utenti a fare certe cose. E li usano tutti alla fine. Abbiamo scoperto che adesso c'è questa cosa di poter avere in tasca qualcosa che mi serve subito, senza fare un processo particolare. Piace a tutti, piace dall'operaio che va in giro e deve sapere un qualcosa su quello che sta vedendo, si trova un oggetto di acciaio, una brama, gli serve un'informazione particolare su quello che vede lì, vuole sapere un dato chimico, vuole sapere quando è arrivata, vuole sapere un qualcosa, può mediante un chatbot chiedere questa informazione. Lui quando è in giro non può andare sul PC, ma lui non va neanche di solito sul PC, per cui questa è un'informazione che normalmente non era disponibile all'operatore. Quelli che gestiscono questi signori che vanno a fare un lavoro durante un turno devono sapere chi c'è, chi non c'è, chi è mancato, chi è arrivato in ritardo, e cosa devono fare il giorno dopo, cosa devono lasciare un altro turno. Sono tutte informazioni che a volte viaggiano dentro il gestionale aziendale, che ci sono dentro diversi sistemi un po' eterogenei, ma non sono disponibili. Intelligenti che quel che vogliono due numeri, tre indici, qualche informazione precisa, la vogliono tutti i venerdì o tutti i giorni,
Inizialmente c'era, avevamo fatto un sistema di valutazione su situazione in borsa, sul futures, sulla loro esposizione fisica e virtuale dei contratti, e alla fine c'era un numero. E questo numero, che viaggiava tra meno 200 e 200, era quello che serviva per decidere come portarsi avanti sui mercati nei prossimi mesi. Quindi, e questo andava aggiornato giorno dopo giorno. Questa informazione veniva fatta da qualcuno su richiesta, con informazioni che veniva da un altro dipartimento, era un pochino complesso. E questa informazione, siccome però andava dopo a finire in un database, si poteva andare a prendere. L'ICT abbiamo visto che sono molto contenti perché riescono a tirare fuori un risultato che tutti chiedono velocissimamente, quello che diceva sempre Paolo. Non ho i costi, non ho i tempi, non ho i problemi che ho con uno sviluppo di un'app o di una, o anche di un qualcosa su web, su intraweb in questo caso. Succede spesso, ho sentito questi giorni, per questo ci vorrebbe un'app che va a gestire, va a fare questa cosa, va a dare questa informazione. Loro dicono, proviamo a fare, aggiungere questo nel chatbot e vediamo se tutto funziona. Quindi si può fare un testing velocissimamente, un deployment subito, si può controllare come funziona quel processo di distribuzione delle informazioni. Due casi, le aziende che hanno tutto in casa, non hanno niente fuori, sono chiuse, non hanno accessi esterni, su internet, certi limiti, e abbiamo fatto fino adesso queste prove sempre con Telegram offre queste due possibilità, webhook oppure non Polygon, va a chiedere se c'è un'informazione nuova, se c'è un update. Le aziende che hanno tutti in casa chiaramente fanno questa modalità per andare a chiedere se qualcuno ha chiesto qualcosa sul chatbot, e servono queste. Quelle un pochino più sviluppate, un po' più aperte, un po' più moderne, anche quelle che hanno una minima funzionalità di replica su un database che magari è su cloud, allora a quel punto si può gestire, ed è stato fatto una lambda function che va a pescare su richiesta, che va a prendere informazioni dalla replica che hanno su cloud del database. Vi faccio vedere un piccolo mostro, questo è una specie di Frankenstein fatto attaccando dei pezzettini che hanno usato in questo periodo di prova in qualche azienda. Questo mostro sta girando su questo. Esempio, ho messo dentro 3-4 cose che stanno usando in 3 aziende. Devono sapere se è stato fatto un certo processo. C'è un'azienda che ha un sistema di machine learning su Amazon, appunto, per fare dei preventivi. Devono sapere, loro hanno i tempi di lavorazione di diversi pezzi. Quando devo fare un preventivo ogni giorno, devono poter sapere quanto ci metteranno a fare un progetto che non ho mai fatto. Però, siccome loro hanno il database con la lavorazione degli ultimi 5 anni su un certo tipo di macchine, riescono a prevedere con un buon risultato quanto ci metteranno. Devono sapere se è stato aggiornato, la persona che si occupa di fare questo l'ha fatto, perché non è un automatismo. Abbiamo detto, si può andare a chiedere chi ha fatto, quando ha fatto quest'ultimo aggiornamento di Amazon. Un'altra cosa, sempre sul database aziendale, un'azienda deve sapere le commesse che ha aperte per dei clienti in questo momento, fa una query al database e dice chi sono i clienti che hanno in questo momento aperte delle commesse.
che magari vuole sapere di uno di quei clienti, le commesse di questo cliente, diciamo del numero 672, questo signore ha aperto un po' di commesse. Allora io devo sapere però per qualcuna di queste cosa c'è dentro, cosa devo fare, diciamo, 5. Dentro devo fare queste cose, ci sono dei key, carpenteria, con certi tipi di disegno che cada bravo tutte quelle cose. Interrompo subito. Cioè, immagino che chi lavora in questa azienda, a differenza nostra, ha bene in mente che la 49735 sì e no, dipende. Quello è chi sta facendo. Allora, chi fa un lavoro per un certo cliente sa delle cose, quindi esatto. Quando vede i numeri, quindi, soprattutto quando vede queste cose qua, sa esattamente di cosa parla. Muro, ma anche quell'elenco là per loro è allora, quello dei clienti, questo qui, sanno tutti i numeri a memoria, perché lì hanno un codice assegnato al cliente, queste cose funzionano. Le commesse hanno un elenco, vede quante sono, queste sono tante, se ne sono due o tre, vado a vedere. E questo serve quando non sono appunto su PC, quando non sono in postazione, quando sono in giro, questo capita molto spesso. Un'altra cosa, ci sono signori che sono ad esempio alle tese dove arriva il materiale e sono chiusi in un gabbiotto a fare delle cose, devono sapere se il camion è arrivato o non è arrivato, hanno chiaramente i sistemi aziendali con le telecamere, però devono andare a vedere, devono aprire un'altra applicazione per andare a vedere quello che succede, oppure siccome hanno un repository aziendale con aggiornata l'immagine che hanno le telecamere, i cancelli, possono vederlo direttamente anche da là, ci hanno chiesto anche questo. Ci hanno chiesto anche di vedere, questo è un sistema di laminazione continua, vogliono vedere come è andata o cosa sta succedendo praticamente adesso. E loro hanno il filmato che viene ripreso in automatico sulla linea di laminazione. Quindi senza dover andare a vedere fisicamente riescono a tirar fuori questa informazione. E ce l'hanno in mano, ce l'hanno in tattica. Un'altra cosa, banalità totale, devo chiedere una fattura di cliente, perché sono in giro, perché sono un commerciale, perché devo sapere se è stato fatto qualcosa, cosa c'era dentro, chiedo una fattura, questo è fatto fisso sul numero, però chiaramente chiedo una fattura, dico qual è, dico quale cliente, quello mi serve, e io ho in mano sul telefonino la fattura. Quindi, approfittando tutto quello che c'era già in azienda, quindi il repository con i documenti, le telecamere, il sistema informativo aziendale standard, tutto il mio IoT, posso col bot integrare tutte queste cose qui e darle a chi serve, quando servono. Se volete vedere questo piccolo mostro che avete visto, e estremamente semplice, questo è fatto più prima, non fa altro che fare quel piccolo menu di tasti che avete visto, si collega con il database, fa il polling per ogni update, andrà a vedere se sono update nuovi, se un comando nuovo è arrivato, ognuno di questi elementi, di questi comandi verrà gestito e sono veramente molto semplici. Perché andare a anche quelli più complicati non è altro che andare a costruire una certa query che andrà a chiedere al database qualcosa, questa informazione ce l'ha già il CT, quindi fare un'estrazione di questo tipo e rifare qualcosa che è già pronto, devono solo andare a estrarlo, prepararlo, aggiungerlo un po', ci vuole veramente poco e non possono sbagliare più di tanto, non ci sono errori, non ci semplici, basta semplicemente prendere un aggiornamento, questa è quella che arriva al cliente, questo va a prendere la fattura, avrò un repository con le mie fatture, con le bolle o quello che è in azienda, con un report di produzione. Si può anche chiaramente tirare fuori il video, tirare fuori una fotografia, e non penso che ci sia altro. Ah, questo è. Ci hanno chiesto anche una questione di sicurezza, non l'ho detto, ma
oltre a avere il voto autorizzato su quel cellulare, vorrei avere un qualcosa in più, vorrei che funzionasse solo all'interno dell'azienda, no? Quindi con la versione adesso non posso farlo, ma con quella mobile posso farlo, posso chiederle qualcosa di dove sono, tipo, se questo funziona adesso, non fa niente, perfetto, me lo posso dare da qui la posizione, ci hanno chiesto di andare a controllare fuori dall'azienda, ci viene sapendo prende, per cui dico dove sono, che è un'opzione che posso fare con un click, il bot controlla se sono dentro l'azienda, quindi il cellulare è ancora lì dentro, nessuno l'ha perso, e mi dovrebbe dire cosa non ha detto, latitudine e longitudine, verifico se sono dentro la vita e allora tutto funziona, se non sono lì dentro non funziona. Chiaramente tutto il bot ha una autorizzazione in questo caso, che è semplicemente una whitelist degli utenti autorizzati, questo potrà andare a chiedere chiaramente al server di sicurezza che c'è dentro la ditta. Una domanda, sì. Il riferimento all'utente che mi dà Telegram è sempre lo stesso? Spiego la domanda, cioè io potrei chiedere all'utente una password la prima volta e accoppiare quell'utente con quella password, quindi una volta autorizzato sapere che ha legato quel device. L'associazione su Telegram, se non sbaglio, è fatta per il username o per nome e cognome, che devono essere unici, e a questo punto ce li associate al device, quindi okay. Io ho fatto il validate, per cui io so che se l'utente è quello, è quel telefono lì che io ho utilizzato. Device è una SIM, e la SIM Telegram non è associato alla SIM. No, il Telegram è, il validate si fa con telefono, ma credo che sia tramite l'esempio, per cui è la SIM. Quindi potremmo dargli un one time password una volta che lui si è autenticato una volta. Su questo dopo si può aggiungere, no? Vi parlo appunto di tutto questo, è passato da zero 45 giorni fa a quello che avete visto adesso, è una versione semplificata, con un po' di cose, però questo funziona. Questo è... ecco, interessante, 45 giorni il tempo di realizzazione e di messa in mano al cliente? Questo, no, molto, molto meno. Cioè, la domanda è, quali sono i tempi per far digerire e mettere in mano a un cliente aziendale strumenti di questo tipo? Allora, che è una domanda così più vicina, prima come facevate per telefono? Che cosa? Queste domande, queste interrogazioni? Non avevano risposta, cioè... Dipende dall'azienda, chiaramente, ci sono aziende certificate, ci sono una serie di processi, ma non hanno informazioni, non ce l'hanno disponibile, devono chiedere a qualcuno, devono arrivare in ufficio, devono telefonare, devono chiamare in ufficio, deve esserci qualcuno, non c'è nessuno in ufficio, non ho quell'informazione. Vai a controllarmi se ce l'ha. E c'è chi gira con il foglio di carta, però le manca quel foglio lì quando si è trovato con quella bramma e la non sa. Per cui diventa molto interessante per l'ICT, perché riesce a dare risposte subito, cioè una volta che noi ci abbiamo messo abbastanza poco, perché abbiamo fatto vedere quello che si poteva fare e tutti hanno detto sì subito, non ci sono problemi o comunicazione, quindi sono vantaggi, gli utenti sono contenti, ma tutti contenti, perché questo lo usa l'amministratore del gatto, lo usa il capo del, cioè dal C-level fino all'operaio, per cui si va a risolvere, a volte ci sono operai che sono particolarmente creativi e se non hanno informazione trovano la soluzione loro, creando un disastro nel sistema informativo aziendale. A me è successo, un'azienda gestisco un brame di acciaio, appunto, che pesano 20.000-30.000 kg, costano 10.000 euro, arrivano, si tagliano in tre pezzi, vanno in fornate per essere aminate, produrre coi solamente in acciaio, e questi oggetti vengono identificati chiaramente se sono di un tag metallico con un codice a barre fatto con una stampante di un momento mobile,
e viene fissato e saldato sull'oggetto, e da questa materia prima si fanno prodotti finiti e si fa un calcolo di resa, si vede come sta andando tutta la produzione. Intanto c'erano dei picchi strani, perché la materia prima, 30 ton, produceva 60, 90, 120 tonnellate. E questo era molto difficile, non si riusciva a spiegare. Letto con il codice a barre, è impossibile che questo succedesse più una volta. Si controlla il sistema, si controlla i flussi, si parla con tutti, si scopre dopo che sempre in un certo turno si arriva a un certo operaio e si scopre che questo signore, quando le capitava uno spezzone di brama dove non c'era il codice, lui aveva uno in tasca che si era preso un giorno e leggeva sempre il codice. Cioè, non si può coprirlo. Queste sono le storie delle aziende. Altre domande o dubbi? Finito qui. Grazie.